l'idea è quella di stare sulle spalle della tradizione, quindi del capo della cuciria di Ballarò, proprio aiutarli, appoggiarli e sostenerli in uno sviluppo, perché è chiaro che oggi il consumatore ha delle esigenze, queste esigenze vanno rispettate e quindi è un mercato che ti dà solo ed esclusivamente prodotti siciliani, ma con dei servizi tipici della grande distribuzione: il parcheggio, il pagamento con la carta di credito, la sicurezza, l'aria condizionata, i servizi, quindi tutto quello di buono io dico che c'è nella grande distribuzione lo replichiamo, e poi ci allontaniamo dalla grande distribuzione e ci ispiriamo invece ai mercati tradizionali, con la possibilità quindi di fare la spesa ma anche di trasformare quella stessa materia prima qui a vista all'interno live. La filiera è corta, vogliamo avvicinare i produttori direttamente ai consumatori, mettere la faccia dei produttori, di chi fa quel formaggio o di chi è andato a pesca. Quindi l'obiettivo è quello di dare spazio direttamente ai produttori senza passaggi intermedi, ma tale da consentire a tutti di accedere a dei prodotti artigianali ma a condizioni possibili anche economicamente per tutti. Abbiamo 250 aziende siciliane trovate, selezionate, scovate, piccole, medie, grandi, 2.800 referenze, 2.800 prodotti su cui scegliere, circa il 40% sono tutti freschi. Numeri, abbiamo circa 150 persone che tra diretti, indiretti, partnership collaboreranno a San Lorenzo Mercato come risorse, come forze lavoro. Abbiamo fatto un investimento di circa 2 milioni di euro per la parte infrastrutturale e circa 1 milione di euro, poco meno di 1 milione di euro, per la parte delle attrezzature e degli arredi.